Prego, Presidente. Vuole iniziare lei o faccio fare le faccio domande? Iniziare a loro, io. Marcello Villani, sai delle domande per il Presidente? Sì, terzo posto storico per il Lecco. Beh, però no, siamo secondi, però per differenza reti. Loro ne hanno fatte di più quando noi dormivamo, e allora per un gol in più, perché noi gli abbiamo dato, no, a Vicenza, a Pordenone, al Pontedera, né a Pontedera, quando abbiamo fatto con 5-0 in casa loro, ma noi 0-0, vabbè, e cosa dobbiamo fare? Quei 0-0 dovevano essere 3-0 per noi in casa. Però io ho visto la squadra un po' stanca, molto stanca. Questo problema a noi ci fa bene per riprendere un po', ma non penso che noi arriveremo a dove pensavamo. Questo problema si doveva risolvere prima, se si voleva andare in Serie B. Quando abbiamo pareggiato e abbiamo perso a Pordenone, a Trento, che poi abbiamo sbagliato il rigore, e là si poteva riprendere la partita, perché là il secondo tempo li abbiamo aggrediti forte. Però non bisogna piangere adesso per prima, bisognava piangere al momento. Però mi dispiace della Pro Sesto, che è andato fino adesso, anche là è andato a fare il gol, però è arrivato dopo di noi, però con una squadra che non costa niente, sono tutti gli incalzi. Poi parliamo del Lecco, non parliamo della Pro Sesto. Altre domande, Presidente? Sì, Presidente, è stato comunque un grande campionato. Lei a un certo punto, inizio stagione, se lo sarebbe atteso un campionato così brillante, poi al di là del finale, che vabbè, poteva arrivare qualcosa di meglio, però insomma, terzo in classifica, tanta roba. Beh, io la mia idea è un'altra. Era il campionato da poter vincere. Allora, se non l'abbiamo vinto quest'anno, quando si può vincere un campionato del genere? Ci è andato tutto bene, domenica abbiamo perso e hanno perso tutte e due. Scusi, è anche un po' di fortuna che è arrivata, perché bisogna dirlo, però a questo punto la fortuna non c'è sempre, però oggi... Ecco, mi scusi se la interrompo, la fortuna è vero, lei è stato anche un po' sfortunato con la vicenda Eusebi, la mia opinione personale è che con Eusebi... Forse il Lecco avrebbe avuto un con Eusebi avremmo vinto noi il campionato, perché è una punta vera. Noi abbiamo avuto delle punte, ma sono puntine. Non sono dei ragazzi che si impegnano, ma non sono gente che butta dentro la palla. Noi abbiamo visto con Eusebi ha fatto in quelle quella settimana sette partite ha fatto 4 gol e due assist. È un bel momento, però non è colpa mia per Eusebi. Questa colpa è sua, non mia. Io anzi, si voleva comprare una punta un po' più forse costosa, non lo so. Eusebi? No, a gennaio. E perché dovevo comprare una punta? Perché dovevo far giocare anche i miei, che ne avevo 3-4. Punte. Le punte a gennaio costano l'ira di Dio e non le puoi toccare. Non le puoi toccare. Ma non è un problema di toccare, perché loro avevano un premio, una barca di soldi a vincere il campionato, che qualche giornale ha scritto che noi non volevamo vincere il campionato. Queste sono le parole. Avevano una barca di soldi per vincermi il campionato. Non l'hanno vinto, ma non perché loro non vogliono vincerlo. Non l'hanno vinto perché secondo me sono stanchi. Sono stanchi anche mentalmente. Abbiamo fatto troppe partite con tante squadre anche importanti. Abbiamo visto domenica a Padova, siamo andati là a 2-0. È un po' un momento, però dopo abbiamo cominciato a giocare.
però si vede quando una squadra non sta bene, finito diciamo la stagione forte, perché io penso che anche questi playoff non è che mi danno, se arrivavamo anche quarti, sì, erano sei, adesso andrà a fare otto partite, però otto partite, ragazzi, si incontra il Padova, si incontrano tutti squadroni che prima non hanno giocato bene perché hanno cominciato per vincere, adesso faranno i playoff a vincere per forza. E noi dove andiamo? Ditemelo voi dove dobbiamo arrivare. Altre domande? Abbiamo due settimane per ricaricare le batterie, non credo. Una settimana e mezzo. Due settimane per ricaricare le batterie, secondo lei l'Eco può fare un bel playoff? Allora, signore, un ragazzo è in nazionale, un centrocampista. Oggi mi hanno squalificato anche Girelli, che in campo dà il massimo. Non ho avuto, diciamo, la fortuna di avere un attaccante che poteva dare un certo tipo di discorso, che prende la palla e la mette dentro. Era la domanda che ha fatto lui, ma io l'avevo. Però io non sapevo che andava a finire così, se no non l'avrei preso. Se l'ho tenuto qua è perché mi è dispiaciuto. Hanno scritto tutti i giornali quello che ho fatto io per lui. Certo. Tutti mi... Chi parla? Giuseppe. Io penso, ho chiesto anche alla Lega se potevano fargli uno sconto di due mesi, perché lui a giugno dovrebbe ritornare, e mi hanno detto no, dici per quei reati non si possono fare, ok? Ma io gli ho chiesto, ho detto ma scusi, si fa in galera, si fa qua, si fa là, però non potete farlo a me, e però ha detto di no. Ho parlato proprio con il presidente Gravina, non con quello nostro, perché chi poteva fare solo la grazia era Gravina. Per non farmela a me, perché lo conosco bene e perché proprio non si poteva fare. Io ho fatto il massimo. Palomino dell'Atalanta l'hanno trattato in maniera diversa. Ma non so, perché a lui non è stato fatto ancora l'appello. Intanto ha continuato a giocare. Va bene, adesso quando esce l'appello, anche lui ha giocato dopo la prima. E poi dopo, e poi a lui è successo che c'era il fermo, perché non è che tra l'appello, tra primo grado e secondo grado si fa una cosa, si trova nella, ma io glielo ho detto anche di Palomino al presidente, ma lui mi ha detto che non è uguale, il problema è che lei sa quello che so io. Lui mi ha detto quello che ha fatto, io non vado a leggere i suoi problemi, i suoi cose, e non me lo faccio neanche dire dalla Lega, perché io sono una persona seria. Certo. E allora un bel momento, noi siamo arrivati a fare questo, però speriamo che in un altro momento ci dia una grazia, che faremo un bel campionato con lui, perché lui... Quando mi ha detto che costava poco, il nostro amico giornalista, lui costa come uno dei più grandi attaccanti, sto signore qua. Però quando mi ha detto che aveva due figli che andavano a scuola a Lecco, e questo così, quello con la A, mi è dispiaciuto. E gli ho detto, vabbè, ti pago la casa, ti pago tutto, anche perché se allena, gli ho pagato, ho fatto il contratto, che un contratto minimo per farlo allenare, perché alla Lega solo ho bisogno di soldi, non di altro, non può aiutare. Ecco, Presidente, non è che magari dormendoci sopra pensa che in questi playoff ci si possa ancora divertire se la squadra con due settimane di tempo recupera un po' di fiato e di fiducia? Divertirsi,
Bisogna vedere che squadra incontriamo. È vero che adesso dovremmo incontrare terze con terze, sì. O no? Sì. Qualcuno che fuoriesce dai playoff di girone, dei vari gironi del Glenn. Quindi non una prima scelta affronteremo delle squadre forti, ma non le primissime. Come? Padova è sesta. No, quinta mi sembra, che oggi ha vinto a Mantova, che loro hanno perso col Mantova in casa. Ma dice che avevano squalificato un giocatore al primo tempo. Vabbè, anche a noi adesso ci hanno mandato fuori Girelli, che è un arbitro fatto a modo suo. Vabbè, sul giudizio poi sugli arbitri ci sono le immagini, vedremo insomma. Ma no, non è l'immagine, è anche una procedura di cose come è fatto. Però gli arbitri, io non è che sto dicendo che è brutto, cattivo, così. È una persona che ha fatto il suo dovere, ma l'ha fatto in modo... Non sempre preciso. Ma anche perché sbagliamo tutti nella vita. Può sbagliare anche lui. Poi mi mandano... Vabbè, dai, lasciamo stare. Sì, altre cose. Eh? Il guardialine di Pordenone, voleva dire. Sì, vabbè, ma non c'entra niente questo. Se la squadra è forte, la nostra, hanno giocato meglio loro di noi, eh? Bisogna dirli, eh? Non è che bisogna dire la verità. Più forti fisicamente. Fisicamente, sì, perché noi siamo stanchi veramente. Loro hanno bisogno di 10 giorni solo di letto, non di fare allenamento, di dormire. E poi allenarsi una settimana. Ma quelli là adesso quando escono di qua non sappiamo neanche dove vanno e dove non vanno. Ma non è che siamo noi perché facciamo la C. Anche in Serie A fanno lo stesso. Anche in Serie A fanno lo stesso. Ecco perché. No? Se non ci sono altre domande. Nel complesso il risultato che la soddisfa? L'eco? È un risultato quello del terzo posto. Ti ho detto di no. Ti ho detto di no prima. Perché se ti dico che io pensavo di arrivare prima, se gli ho messo un premio dalla Madonna, è perché io pensavo che quest'anno ce la facevamo. Poi tutto un tratto la squadra è scoppiata. È scoppiata dopo il rigore sbagliato di Dudu a Trento. Ecco, perché noi a quel giorno abbiamo giocato veramente bene il secondo tempo. Che avremmo giocato veramente bene. E mio fratello, no. Dico che lo chiamo dopo. Hai capito? Non è che io pensavo di vincere il campionato, però non l'abbiamo vinto, siamo qua. Però siamo qua. Diciamo... Intanto è fra le prime 16 squadre di tutta la Serie C. Sì. Vabbè, diciamo, va bene. Ci ritentiamo il prossimo anno? Non lo so, guarda, non lo so perché io sta settimana ho avuto un piccolo attacco, sono stato preso, diciamo, l'aritmia, io soffro di aritmia e allora a questo punto devo stare un po' tranquillo, mi ha detto il professore, e poi non lo so, io... O trovo soci che vengono insieme o io da solo non ce la faccio più. Presidente, sì. Faccio un parallelo a Provercelli che... No, sarà ancora... Ah, vai, scusa. No, se a prescindere da come finirà quest'anno, se intravede comunque delle basi per costruire la squadra in vista dell'anno prossimo, perché comunque mi sembra che quest'anno, al di là di tutto, si sia andati oltre quelle che potevano essere le aspettative sì. di inizio anno. Sì. Perché era un campionato quest'anno che è stato un campionato molto strano. Non c'è una squadra che vinceva e se ne andava. Eravamo tutti là. Uno prima, uno secondo. È stato tante volte, l'ho detto prima alla Pro Sesto. Poi ha perso 2 partite e è rimasta dietro. Però, poverina, per me meritava di più. Anche perché non ha speso soldi come l'abbiamo speso noi. Non ha speso... perché erano tutti prestiti i giocatori e ha trovato anche 2 giocatori, poi si è fatto male la loro punta, se no la Pro Sesto poteva dire
di poteva vincere il campionato. Perché parla con sesto? Perché parla perché il signore mi ha fatto una domanda. Cosa pensavi? Io pensavo che noi non eravamo all'altezza di vincere il campionato. Ci è andato tutto bene quest'anno, tutto. Però noi abbiamo, ci è mancato Eusebi 31 giornate, Bruschi è mancato nel girone di ritorno, eppure nonostante l'assenza più lunga del nostro, siamo arrivati davanti alla Pro Sesto che è crollata alla fine. Beh, è crollata, a me non è che a me mi interessa della Pro Sesto, no, come no, dicevo. No, stavo parlando del buon campionato della Pro Sesto. Grazie. Vabbè. Grazie Press. Tutta del Milan. No, questa è mia, della Ferrari. Anche perché se non va bene la Ferrari, non va bene neanche noi. Non va bene nessuno. Quello che mi dispiace è che il comune non ha fatto. No, c'è la Pro Vercelli che. Un attimo. Non è che siamo in casa nostra, aspettano. Non lo so, quando vanno in casa loro, fanno quello che vogliono, un minuto. Quello che mi dispiace è che non ho visto neanche oggi uno del comune, sapendo che potevamo arrivare qua secondo posto, non per dirmi di nulla hai bisogno, no, non venire neanche a vedere la partita. Non è che doveva pagare se non aveva i 5 euro. Guarda, avete fatto i biglietti. 5 euro, 4 5 euro, euro. Curva distinte, 5 sì, euro, 15 euro. Ecco, non aveva 5 euro, gli davo io. Però non è regolare che uno si dissangua per Lecco, che io non sono neanche di Lecco, che non sono di Lecco, si dissangua e tutta la giunta e tutti quanti, c'è solo qua l'assessore, ho visto. Il consiglio comunale. C'era il presidente del Consiglio Comunale. Presidente, però io volevo il sindaco, l'assessore allo sport. Ma dov'è? Non c'era. Ma dov'è? Ho visto che c'era coso, che mi hanno detto, l'assessore Balsecchi. Poi abbiamo il nostro amico estremo sinistra che c'è dietro. Non c'è altro. Alla sinistra. Alla sinistra, va bene, alla sinistra, dai. Niente, signori, io vi auguro un buon divertimento per sti playoff. Adesso voglio parlare 5 minuti col mister e poi finito, ok? Grazie. Vi ringrazio. Grazie, presto.